Signorini, silurato da chi è GF? L'ira del conduttore. Vi dico come stanno davvero le cose. Alfonso Signorini si è lasciato andare ad un lungo sfogo e ha risposto a chi parlava di un suo licenziamento da chi è dal GF VIP. Alcuni giorni fa è stato annunciato che, dopo ben 17 anni, senza condividerne la responsabilità esterna. In seguito alla diffusione di questa notizia, hanno cominciato a circolare molte teorie riguardanti il drastico cambio di Signorini. È stato licenziato? C'è stato qualche diverbio? Si è stancato e vuole dedicarsi solo alla televisione? Inoltre, a queste voci si sono aggiunte anche quelle su una possibile sostituzione al GF VIP, reality che conduce da ormai 4 anni. Tutte queste domande hanno turbato Alfonso, che ha deciso di rispondere con un duro sfogo nella rubrica A Tu per Tu, presente proprio sul settimanale. Lo sfogo di Alfonso Signorini. Il conduttore ha iniziato il suo flusso di coscienza parlando dell'invidia che lo circonda e ha citato un prezioso consiglio donatogli da Maurizio Costanzo. Quando ti chiedono come stai, rispondi sempre che non stai bene. Così ti lasceranno in pace. Signorini si è detto stanco e deluso di come ogni suo successo debba essere sempre minimizzato, non solo dal pubblico in generale, ma anche dai suoi cosiddetti pseudo-amici. Al proposito, ha fatto riferimento alle domande che gli sono state maggiormente poste in questi giorni. Senza contare gli pseudo amici, quelli che, con aria fintamente preoccupata, ti prendono da parte per chiederti ma è vero che non stai bene? I più ottimisti azzardano mi dicono che presto lascerai tutto. Ma è perché ti sei stancato o perché ti hanno fatto fuori? In casi come questi, lo scrittore si diverte ad alimentare le leggende metropolitane che circolano su di lui. Secondo il giornalista, l'arma migliore per sconfiggere la gelosia e l'infamia della gente è l'indifferenza. Ovvero ignorare coloro che cercano di screditarlo e dare loro la risposta che cercano, anche se falsa, così da poter fintamente soddisfarli. Insomma, Signorini si è mostrato alquanto indispettito dai rumors delle ultime settimane. La sua promozione è stata trasformata in una sorta di fallimento professionale, sminuendo l'importanza del successo ottenuto. Secondo le sue parole, non ci sono stati malintesi o incomprensioni, bensì esattamente il contrario. Il sodalizio con chi è ancora saldo e, a quanto pare, il suo ruolo al timone del reality di Canale 5 non è a rischio.